Allora, a proposito di sprechi e di inutile burocrazia, sapete che vi raccontiamo una storia al giorno, minimo, però io devo una risposta ad Albertini. Sì, no, più che altro volevo una replica, cioè, credo che oggi Una il ministro replica. Alfano abbia guadagnato circa È vero. 50.000 euro di danni, richiesta Ti di abbiamo danni, notato sbagliato, io perché volevo dire cancellieri, volevo dire cancellieri. la critica politica è una cosa e gli insulti sono un'altra, quindi se il ministro Alfano chiede la registrazione di quello che hai detto, è probabile che tu debba Io sarò squisire almeno costretta a darla, tra 50.000 euro l'altro, per Vittorio. Sì, già sono diffamazione. Poi abituato. dicevi Scusa, la della... cancelliera invece mi ha querelato perché le ho Quindi, detto allora non era il ministro Puzzona. Alfano. No, il ministro Alfano è, come dire, è un succedaneo, non può essere Era un il ministro vero. prefetto. Era il ministro di prima, era la cancelliera che ha sciolto il comune. Ovviamente Sgarbi, lei è il miglior sindaco d'Italia, non scioglierà mai, l'ha sciolto. Allora le ho detto, Puzzona era comandante di Napolitano. Ho tentato di, il mio avvocato, Oh, e mi dispiace, mi Vittorio, scuso. ma come fai a dire che sono una puzzona, che sono una signora di 70 anni, educatissima, uso il deodorante tutti i giorni, non puoi dirmi che sono una Io me puzzona, ne voglio andare, queste cose. io me ne voglio andare. Aspetta, scusi, scusatemi, Albertini, per sua fortuna, dato che sta in un mi partito scusi, piccino Ministro. e fa un mestiere molto poco stabile come la politica, c'ha un secondo mestiere pazzesco perché fa l'imitatore. Benissimo, stava imitando, ha avuto un momento di così, Immagino. è stato preso dalla sua La vena cancellieri artistica che e ha lui ha imitato la parlato. cancellieri che risponde a Puzzona! Sgarbi. Provo Vittorio, Perdonatemi, è una non mi mattinata puoi molto dire strana, la queste russa, lo cose, so. no, io.